che la squadra di Solforati vince lo scontro diretto del Palapapini contro la Tedora Ravenna e aggancia così gli avversari in vetta alla classifica nella B1 di volley. Successo sofferto, ma alla fine meritato. 3-2 al tie-break, una rimonta esaltante con mezza Soma, 24 punti, miglior realizzatrice in assoluto, e compagne che recuperano da 2-7-1 contro e chiudono 15-6 al quinto. Altro successo pesante al tie-break, ma questa volta in chiave salvezza, è quello di San Giustino che al Palavolley supera 3-2, anche in questo caso con una rimonta strepitosa, addirittura da 2-7-0 Castelfranco di sotto. Ma Idoma, la squadra di Camiolo, sull'orlo del precipizio, trova la forza per reagire e vincere con parziali anche piuttosto netti, ad eccezione del quinto e decisivo parziale 25-15, 25-20 e 15-13. Sconfitte invece le altre due umbre, Perugia 3-1 a San Lazzaro di Savena e Pastia sfortunata 3-2 a Ravenna.